Si sta per concludere un lungo iter che è preso inizio nel 2008, all'epoca dell'iniezione del bando per i fondi per il social housing. Adesso siamo in prossimità di dare la chiusura dei lavori, dopodiché inizierà la fase di collaudo. Ci auspichiamo, insieme al Mutuo Soccorso, di poter fare l'inaugurazione entro dicembre, in modo da poter festeggiare con loro il 150° anniversario della loro attività. Il social housing è una struttura nuova sul territorio e rappresenta una nuova sfida nel campo dell'accoglienza. Accoglienza nel termine di accogliere e gestire quella che è l'emergenza abitativa sul territorio pinerolese. Ci troveremo di fronte a una struttura con 11 alloggi di varie dimensioni per un totale di capienza di circa 30 persone. Questo mutuo soccorso ha messo a disposizione la struttura, una struttura antica, appunto per poter dare una risposta ai bisogni della cittadinanza. Tramite questo fondo della regione e con la compartecipazione del comune si è investito su questa struttura attualmente ci siamo ritrovati a dover ripensare a come gestire la struttura in termini di appropriatezza e di efficacia in relazione anche al nuovo contesto socio-economico presente nei giorni nostri rispetto a quello che era il 2008. All'inizio di giugno si è dato vita a un tavolo sull'emergenza abitativa col quale si è lavorato insieme a enti, associazioni e gruppi che si occupano della gestione dell'emergenza abitativa. Abbiamo fatto una mappatura, un'analisi delle strutture e delle organizzazioni esistenti sul territorio. Si è ipotizzato di suddividere l'emergenza abitativa, i livelli di accoglienza in tre tipi di livelli. Un primo livello che è il livello dormitorio, livello emergenziale, livello del qui ed ora. Un secondo livello che invece è il livello di una convivenza gestita, in cui abbiamo la struttura che c'è alla stazione con 15 posti letto per donne, donne con bambini e piccoli nuclei familiari. Abbiamo altri 15 posti letto Luserna per uomini. C'è Casa Betania che invece accoglie donne in difficoltà e anche lì ci ritroviamo con la presenza comunque di un'associazione quale l'AVAS che dà un grande aiuto nella gestione di queste donne e donne con bambini.